Inizia la diretta. Ok, è cominciata la diretta, siamo ufficialmente online. Noi abbiamo cominciato a parlare già da qualche minuto. Io sono Paul di Dreamily e oggi con me per la prima domenica, che non si è ancora capito cosa sarà, c'è il gruppo dello Zucco. Al momento sono con me, scusate, ecco qua. Avvicinatevi Eccoci. un poco. Alessia Vai. è, no, scusami, ricordami il nome. Alessia Ranieri, Emanuele Bolognari. Emanuele, Alessia e Emanuele. Alessio e Emanuele, mentre aspettiamo che man mano arrivino altri componenti del vostro gruppo, cominciate a introdurre lo zucco. Poi parliamo del più e del meno. Ok, vai. Ma allora diciamo che lo zucco inizia così, nasce tra virgolette un po' per gioco, un po' per passione, dove diciamo è un canale YouTube principalmente, dove noi inseriamo dei progetti che noi realizziamo come cortometraggi, webserie, fanfilm e quant'altro. Poi ecco, mano a mano abbiamo visto che comunque oltre alle webserie, insomma ai corti in genere, abbiamo avuto anche abbastanza seguito grazie anche ad altri diciamo progetti video come magari ecco le escursioni che facciamo oppure comunque sia tutti i viaggi. Anche magari ecco delle video reaction e non solo, parlando anche appunto di action figure, giocattoli e quant'altro, Anime. anime, ecco. E ho detto: beh, allora comunque possiamo fare un canale che non è solo centrato su, diciamo, i fanfilm, queste cose qui, ma proprio un canale generico che possono vedere tutti, grandi, piccini, insomma, diciamo di tutte le età. Infatti c'era anche l'idea di fare un cambio di nome, perché allora questo canale ha avuto due nomi finora, lo Zucco, poi è diventato lo Zucco Team, ma l'idea era anche stata per un momento, poi vediamo in base anche ai seguiti, lo Zucco TV. Proprio perché facciamo dal documentario alla video reaction alla webserie, quindi come fossero dei telefilm, e stiamo provando ad apprendere anche come creare dei cartoon, perché abbiamo anche dei musicisti, tipo con il nostro Claudio Bastoni, che hanno collaborato con noi per farci sigle, per comunque darci del materiale anche musicale, e vogliamo realizzare dei videoclip, magari in stile cartoon. Sì, che poi ho visto voi comunque avete già un bel seguito, perché al momento sono 5.860 iscritti al canale, che comunque non è poca cosa, soprattutto perché agli inizi macinare numeri è talmente difficile che anche un solo iscritto fa la differenza. È Lo vero. vedo col mio canale che sta ancora intorno ai 100 ed è davvero difficile acquisire la fiducia e anche il numero di persone. Quindi 5.000 è comunque un ragguardevole traguardo, perché poi è facile quando uno ha 10, 12, 50.000, la gente si inizia anche a iscrivere quasi per dire vabbè, ci sto anch'io, nemmeno magari lo guarda il canale, ma invece i primi sono i più difficili e allo stesso anche i più veri. Probabilmente quando si ha 100.000 follower sono sempre i 5.000 iniziali che ti seguono, gli altri Sì, si sono vero. iscritti e passano sì e no un paio di volte all'anno. Noi ne abbiamo Quindi quattro che comunque chiamiamo i quattro dell'Ave Maria perché ci commentano sempre tutti, ma noi li chiamiamo in versione scherzosa, cioè non è che li chiamiamo così per cattiveria, perché ovviamente ogni video che c'è, qualsiasi cosa che abbiamo, loro ci sono, loro ci dicono qualcosa. Quando infatti è successo che uno di loro non aveva commentato, ce lo stavamo chiedendo, ma che si è arrabbiato, si è stufato, sta male, che fine ha fatto? sì, perché noi poi teniamo, tra virgolette, a rispondere a tutti, quindi alla fine è come se tutte le persone che ci seguono, certo se stiamo a parlare di 100.000 persone sarebbe veramente complesso, Vabbè, se può però fare. si può fare, alla fine nel senso perché comunque ci fa piacere vedere comunque gli altri, ecco, ci seguono, però pure noi insomma in qualche maniera cerchiamo di vedere vivo il rapporto, anche se è un social, capito? Perché spesso e volentieri, ecco, la gente si segue le cose ma rimangono lì. Invece noi vogliamo proprio fare una specie di community, così si dice community, Community, community. Io con community. l'inglese non sono tanto portato, Muggisci. però ecco, diciamo, l'idea è principalmente questa, proprio per cercare di fare qualcosa tutti insieme, perché ok, noi ci abbiamo successo se gli altri automaticamente La ci gente è guardano. importante, questo è quello che io gli dico sempre, quando c'è da rispondere a qualcuno bisogna rispondere, quando ti fanno una domanda bisogna rispondere, quando fanno una richiesta bisogna rispondere, perché noi siamo lì perché ci sono loro, se loro non ci sono noi non esistiamo. Un po' anche come succede appunto per i grandi attori o altre cose, insomma, tutti questi fan esistono perché sono proprio i fan veri. Se non ci fossero loro, nessuno è, non dico famoso, però nessuno è conosciuto. Non Ecco, so, è famoso proprio, non c'è vabbè, niente. però. Vabbè, comunque diciamo che effettivamente è così. Pure io ho pochissime persone che in qualche modo
si stanno già iniziando a affezionare, ogni tanto scrivono, ogni tanto commentano, però è vero, è come dici tu, poi diventano quelle poche persone che però quando non ci sono tu dici che sarà successo, perché che sono poi il tuo metro di valutazione. Gli sarà successo qualcosa, sarà a casa col Covid, ma adesso gli vado a portare il Covid. Ma tutto quello, tanto. E quindi, eh sì, il rapporto diventa quasi di amicizia reale, nel senso di amicizia, esatto, di quella che vedi tutti i giorni, perché effettivamente poi alla fine ci si vede anche se virtualmente tutti i giorni con certe persone che poi decidono di seguirti in maniera un po' più pressante, ecco, mettiamola così. E quindi voi fate vari video, io la vostra pagina l'ho già vista, ma adesso la rimettiamo a uso degli altri, e vedo che spaziate tra tantissime cose differenti, quindi ci sta un, veramente un po' di tutto. Dai Cavalieri dello Zodiaco, lo speciale Piccoli Brividi l'ho visto proprio ieri. Mi è piaciuto perché poi, tra parentesi, l'autore di Piccoli Brividi è un autore che a me piace molto, i libri che ha scritto ne ho diversi a casa, non ce li ho tutti, ma ne ho diversi, quindi l'ho visto con piacere. Voi fate anche delle serie però, ad esempio, parlando con Claudio, io ho scoperto Zorro, però so che adesso state facendo qualcosa di diverso. Ne abbiamo tre veramente all'attivo che alterniamo, quindi un mese esce un episodio di uno, un mesetto circa a cadenza mensile, perché sembra niente farle, ma in verità noi dobbiamo fare tutto, dalla sceneggiatura, quindi scrivere le battute, al casting, la scenografia, quindi trovare gli ambienti, i costumi, i make-up, le scene d'azione, le scene recitate. Poi, una volta fatto tutte le riprese, bisogna fare la seconda fase, quindi il montaggio, il ridoppiaggio, se per caso qualche battuta non si sente, quindi ricontatta la persona, mi rimandi l'audio che dici così perché non te si sente più. Quindi a volte alcune cose vanno anche in ritardo per questo motivo, perché magari è quasi tutto pronto, però manca magari un doppiaggio e senza di quello è brutto, quindi aspettiamo, magari un attore guarda quel giorno sta male, un po' venire, oppure c'è un'altra cosa, bisogna riuscire a incastrare tutto, non è facile. Zorro è molto in ritardo, tra virgolette mancano solo due puntate, però è in ritardo perché coinvolge tanta gente, tutte persone hanno fatto i soldati, è arduo perché magari un giorno con uno, un giorno con l'altro, poi diciamo l'ultima due puntate, spoiler tra virgolette, serve tanta gente, proprio perché è l'effetto finale, quindi tanti soldati, tanti combattimenti, quindi c'è. Ma non significa che finiranno le serie, perché è vero, Zorro arriverà a conclusione perché anche le cose belle ci lasciano, e poi anche perché la ragazza che ha cominciato, che era una bambina, adesso c'è quasi, tra un po' guida, quindi non ha senso, arriviamo alla pensione sua, non ha senso, quindi la chiudiamo. Fate un po' come le telenovelas, che personaggi hanno 2000 anni. Perché, sì. Tra l'altro comunque ci hanno detto che, alcuni hanno detto che gli è piaciuto vederla crescere. Chi ha detto? Su alcuni commenti, anche un nostro amico Riccardo, che ex collega di lavoro, diceva: ma io l'ho vista crescere dalle prime puntate fino all'ultimo. Detto, quindi c'è bello proprio quello, anche perché comunque, ecco, ritornando al discorso, la gente si affeziona anche alle persone, ai personaggi, quindi questo ci fa piacere. Ci chiamano per nome, ci riconoscono a noi, a Francesco pure, che ha fatto il nostro Spider-Man, perché ecco, noi abbiamo anche dal 2000, vabbè, fine 21, adesso nel 22 sta spingendo tanto la nostra nuova serie, che tra l'altro, stay tuned, lo diciamo in anteprima qui da Paul, il 18 aprile esce il nuovo episodio, quindi per Pasquetta, Spider-Man, episodio 3, dove si cominciano anche a delineare più profili specifici dei personaggi, e coloro che hanno iniziato lì vengono mano a mano riconosciuti. Quando qualcuno non riconosce il personaggio, dice: scusa, tu come ti chiami? Quindi cioè, ci cominciano proprio a chiamare per nome, a volerci dire chi siamo, chi non siamo. È vero. Ecco lo Spider-Man, questa è una puntata, questo è il trailer. Sì, perché facciamo i trailer delle nostre serie prima di farle uscire, eccolo qua. Trailer che tra l'altro è poi stato argomento di un articolo sulla rivista web di Saturnet. Siamo finiti anche lì. Però è bello, cioè, nel senso, io questo non l'avevo visto, avevo visto qualche cosa di Zorro, però comunque ci date dentro in qualità anche di taglio delle immagini, degli effetti, comunque è bello lavorato, cioè questo già che è un trailer, però si vede che è bello lavorato. Grazie. Sì, poi diciamo che questi primi tre episodi principalmente raccontano un po' la storia di
Peter Parker, la classica storia che conosciamo un po' tutti, anche se alcune cose sono state proprio cambiate volutamente. Dal quarto episodio in poi vediamo il personaggio maturato, quindi è più su Spider-Man e il contorno, quindi non tanto la vita di Peter Parker, ma quanto si evolve tutta la storia di questi cattivi che c'ha intorno, perché non c'è solo il camaleonte che è quel personaggio, ci sarà appunto Mysterio, Venom, Lizard, The Punisher, Goblin, Alessia. Allora, informazione tecnica, Giuseppe non può entrare, diglielo, perché non ha collegato né la webcam né l'audio, quindi giustamente certo. StreamYard mi dice, se non condividi la webcam né l'audio, che ti faccio entrare a fa? No, certo. Digli che deve condividere webcam e audio, se no non lo posso far entrare. Glielo sto dicendo. Non può entrare perché i dispositivi audio video non sono collegati, così mi dice il programma. Certo. Allora aspetta, adesso giro il link, intanto che aspettiamo lui, giro il link a Fabrizio. Che... Noi intanto, io intanto per le persone che sono già presenti, voglio giusto dire che la domenica saranno delle puntate un pochino più spensierate, a differenza di quelle che faccio il giovedì, che sono prettamente promozionali. Nella domenica voglio inserire quelle che sono le mie, diciamo, cose che mi piacciono, ovvero mi farebbe piacere poter parlare di ambiente, di ecologia, ma anche di energie riciclabili, rinnovabili, ovviamente con ospiti che siano all'altezza e quindi o impegnati in questi campi, oppure possono essere proprio dei veri e propri professori che portano avanti delle cause, delle iniziative, diciamo così. Oltre a questo aspetto divulgativo della domenica, come nel caso con voi, mi piacerebbe fare anche delle puntate che la domenica possono essere più allegre, un po' più scanzonate, magari anche con dei giochi, degli sketch, delle battute, che ovviamente oggi è del tutto improvvisata perché non ho avuto il tempo di preparare il tutto, poi ho avuto il cambio della rete Wind, i problemi col Windows che non accettava il router Wind, quindi ecco. Insomma non sono riuscito a preparare nulla, quindi oggi ce la viviamo un po' così, tra il promozionale e adesso che arrivano gli altri sicuramente diventerà pure più affollata e sicuramente più divertente. Abbiamo altri due in attesa, Fabrizio e Massimo, ci sto dando tutti. Non hanno ancora fatto richiesta di entrare, se no appena la fanno io li faccio entrare. E quindi facciamo una chiacchierata così, e poi magari io mi sono preparato in maniera molto rozza su The File Word, qualche cosa che magari possiamo provare a fare, vediamo. Vi testo per vedere se vengono carine qualche gioco, qualcosa, qualche battuta, vediamo come viene. Intanto Giuseppe mi dice ancora che lui non collega i dispositivi, al massimo. Niente, no, infatti pure a me ha detto, vabbè, ma Giuseppe è anziano, quindi forse non conosce bene come usare le cose, gliel'ho detto perché non trova la webcam sul telefono. No, allora praticamente quello quando arriva il link, che tu ti sei collegata, vedi, ecco adesso si è scollegato, magari si ricollega, esce una rotellina dove sta scritto, come Zoom e tutti gli altri programmi, vuoi abilitare l'utilizzo di telecamera e audio, se lui preme no. Aspetta, mi sta... No. Aspetta. Allora, noi continuiamo intanto a utilizzare la vostra pagina per mostrare... Ecco, quindi si è tornato indietro, perché ovviamente è Spider-Man. Mi colpiva, ad esempio, mi colpiva relativamente, nel senso c'è anche una reazione a freddo su Batman. Quindi magari... Io l'ho vista, quindi diciamo vado sul sicuro perché già l'ho vista. Volevo a questo punto chiedervi a voi se l'avete visto, se vi è piaciuto, ovviamente avete fatto un video, quindi c'è sicuramente... Guarda, ti dico subito che è in fase di elaborazione, il filmato proprio che spiega bene il film, perché l'abbiamo visto, quindi la spiegherò bene cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto, senza far troppi spoiler, però... ma guarda, onestamente a freddo ti dico anche subito prima della cosa che, come già ho detto anche lì, è un film secondo me fatto completamente diverso da tutti quelli che abbiamo visto e non, a me non mi è dispiaciuto tantissimo, invece a qualcun altro non è piaciuto tantissimo, però io sono più dei serie anime, io non, senza togliere nulla ai comics, però io sono più per l'anime, quindi vabbè, ma io diciamo in generale anche dimmi no, vi eravate bloccati, che avete detto tu in generale. Ah, mi senti? Ecco qui. No, dico sì, io sì, adesso sì, benissimo. Okay. Io in generale sono più per gli anime e non per i comics, quindi ecco Batman. Certo. Per carità, faccio parte di Spider-Man,
ma non ce la facciamo, capito come? Perché io proprio non sono una fan, capito come? No, io diciamo che più che altro, visto che dura 3 ore, quindi la mia resistenza sulla sedia, sulla poltrona, anche per problemi di schiena, già alle 2 ore inizio a diventare un tarantolato. Quindi pensare di stare 3 ore fermo sulla poltrona, che poi non lo so, l'ha fatto con lo stacco o senza stacco? Lo stacco lo fece, sì. Cioè, tra un primo e il secondo tempo c'è un po' di pausa, penso di sì. In alcuni, sì, in alcuni sì, cinema non lo fanno più, però invece da noi è stato fatto. C'era stato, garantisco. 3 ore di seguito è pesantuccia. Sì. Più lo stacco. Ma più che altro la scena post-credit, lasciamo perdere, quella non è la scena. Stai iniziato ad aspettarla. Vabbè, non si può. Diciamo che quella l'ha inventato la Marvel, quindi già che loro se ne sono appropriati, farebbero più bella figura a non metterla. Io guarda, dico solo una cosa, che ultimamente a Marvel io non la sto capendo, ma poi quello è un altro discorso a parte, perché ultimamente stanno, non so se avete visto Morbius, ci mostrano una cosa, in realtà è tutta un'altra. Comunque, pure sta cosa non è che io, cioè a questo punto se tu mi fai vedere una cosa, mi vede quella, perché devi cambiare le cose così, però vabbè. Infatti anche su questo poi ne parlerò molto più avanti, perché noi ogni cosa che vediamo, quello che comunque è, ci proviamo a fare un video. Che ci colpisce, ma anche cose curiose, perché ci sono, per esempio abbiamo fatto il video su Empoli. Empoli è una città in Toscana che pochi conoscono, cioè quando tu pensi alla Toscana, che città dici, Paul? Cioè se io dico Toscana, città? Certo, non vai sicuramente a pensare a Empoli, ti viene Siena, ti viene Pisa, ti viene Firenze, e poi basta. E invece ce ne sono tantissime, è una città che vale anche la pena di visitare, e noi abbiamo realizzato un video, essendo stati noi in vacanza, tre giorni, in quel di Empoli, perché abbiamo girato sia la città sia gli intorni, e abbiamo realizzato quel video più un altro, che uscirà brevissimo tra l'altro, su un altro luogo. L'avete girato promozionale della città, non ho capito. Sì, abbiamo girato un documentario, cioè cosa c'è in quella città. Senti, allora Giuseppe Baglioni, io lo sto cercando di contattare adesso via Messenger, perché ha riprovato di nuovo a entrare, ma sempre con le camere scollegate. Ah, non lo so, guarda. Non... Adesso gli sto scrivendo io. Prossimo a vedere. Oh, vedi. Se non attivi la cam e l'audio del cellulare non posso farti entrare. L'ho scritto tutto in maiuscolo, no? Sembra che sto urlando. No. Comunque è bello vedere anche appunto che ci sono persone che comunque collaborano con noi e tutto quanto. Che non so, soltanto ragazzi, cioè noi abbiamo tutte facilità, proprio perché a noi ci piace collaborare proprio con tutti, e soprattutto poi sono persone comunque che sono molto brave anche nell'interpretazione, nella recitazione, comunque si mettono molto in gioco, e poi noi, ecco, questo che ci piace. Ecco, quando parlavo prima dei community, parlavo appunto proprio di questo, perché ci piace proprio spaziare anche su tutte le tipologie di persone, di età, anche etnie, per carità, sì. Ma magari, cioè magari capitasse che anche altre persone che vogliono partecipare, noi accogliamo tutti a braccia aperte, proprio perché ci piace lavorare con tutti, ecco. Allora mi ha scritto Claudio. Io a Giuseppe ho scritto in privato, ho provato a scrivere questa cosa, vediamo se riesce a risolvere. Ma voi registrate tutti questi video quando li fate principalmente... Dove? Su Roma, nel Lazio in generale? Dove di solito girate principalmente? Beh, dipende. Bella domanda. Ma allora... breve, cioè, andremo a visitare Viterbo, e ecco, in quel caso faremo uno speciale su Viterbo. Ovviamente speciali, quindi Zorro o comunque Spider-Man. No, vabbè, quelli sono tutti stati girati quasi tutti a Roma. Quello lo dice. Però magari con delle location apposite. Perché, per esempio, alcuni episodi di Zorro sono stati girati nella provincia romana. Vabbè, sì. E mi viene in mente. E vabbè, no, Killer App, sì, è tutto a Roma, sicuramente. Sì. Per esempio, Spider-Man ha ancora alcuni pezzi anche a Milano. A Milano, sì. Alcune scene sono milanesi. Quindi voi vi muovete anche un bel po'. In quanti siete che girate quando fate
un episodio? Ma guarda, dipende sempre dal copione, cioè nel senso se a volte magari bastano 4-5 persone, come magari a volte ecco, servono una ventina di persone, e quindi dipende dal tipo di progetto che uno ha. Soprattutto Ah, ho anche dipende capito. anche da tipo di trama. Uno magari poi cerca di girare il più possibile, e poi magari quello che vedi che magari è troppo, oppure taglia e magari usi per altri episodi, anche per avvantaggiarsi, perché a volte non sembra, ma oh, Hola, Massimo! eccolo, Massimo Kimpi. è riuscito a entrare. Massimo, se riesci a girare il cellulare cambiando la visione, ti vediamo di lungo. Così va bene, però vedi, taglio l'oro che non si vede più, vedo il Vabbè, quadro fa dietro. niente, tanto ecco, ci mettiamo qua. Meglio. Eccoci. Eccolo, va bene uguale, non ti preoccupare. Ah, per il momento ci possiamo mettere così, se voi al centro vi stringete un po'. Vieni, vieni in braccio, ecco, vieni in braccio, ecco qua. Ciao Massimo! Ok, io dovevo Ciao vedere un momento ragazzi. meglio così. Ciao! Ok. Mi sentite? Ciao Sì. Massimo, sì, ti sentiamo benissimo, ti vediamo benissimo, sta entrando anche Claudio, quindi questa cosa la possiamo eliminare. Ecco Claudio, siamo a quattro. Eccolo. Ciao! Eccoci Ciao. tutti qui! Claudio, noi abbiamo sentito tutto il tuo audio che hai mandato prima, Alessia, quindi quando hai detto quelle parolacce si è sentito, sappilo. Sì, vero? No, nessuna parolaccia, Massimo, lo dico perché lo so, tu ci stai attento. No, no, no. No, fa Vabbè, bene. noi abbiamo cominciato a farci due chiacchiere per parlare dello zucco e anche un po' abbiamo visto le varie. Giuseppe, se qualcuno di voi riesce a fare una telefonata a Giuseppe, che sta provando ad entrare, però non attiva mai l'audio e la camera del L'abbiamo detto, cellulare, purtroppo non li entra. attiva. Entra, ha provato di nuovo ad entrare, ma non le attiva, quindi il programma non me lo fa entrare. O qualcuno gli fa una chiamata, glielo dice, perché non, mi dispiace, sta continuando a provare, ma io non posso proprio farle. Il programma mi dà il triangolo e dice non può entrare perché non ha attivato né la camera né l'audio. Vabbè, purtroppo Vabbè, non. abbiamo la prova documentale del video che hai Sì, registrato in no, diretta. ci siamo provato. Io gli ho scritto anche in privato su Messenger per dirgli Ah, questa cosa, però non mi ha risposto, forse non l'ha vista nemmeno. Vabbè, Claudio, tu eri in giro, che stavi facendo? Emanuele lo sa che stavo a fare stamattina a Roma. Lui. Emanuele lo sa, proprio lui. Abbiamo girato delle cose che più avanti vedrete. Lui sarà un punitore, The Punisher, ma non dico altro. Ho visto le foto di Claudio The Punisher su Facebook. Massimo, e tu invece non ti supereroizzi? Come no? No, no, io sono proprio il cattivo. Sono Ah, il cattivo della situazione. il tuo ruolo è. Ah, un saluto a Piero Cecchini, che è un amico che mi ha dato anche qualche consiglio agli inizi. Lui non si trova in Ciao, Italia, ciao mio figlio non Piero. è tornato, quindi ci sta guardando dall'estero col suo fuso orario, che non so quale sia, Oh, ma comunque è grazie un'oretta. Piero, E grazie. poi ovviamente tutti gli altri che comunque sono amici e parenti e conoscenti, e gli ringrazio anch'io perché fa sempre piacere. Vi sto quasi obbligando ogni puntata. Dovete esserci, dovete esserci. Io vi controllo. E niente, quindi dicevi Massimo, tu sei il nemico per antonomasia? Sì, il nemico numero uno, il Kingpin. Ah, ok. Quindi rompo le scatole a tutti io, praticamente. Ma allora, abbiamo capito, voi siete concentrati nel mondo dei video. I ruoli come sono? Cioè, chi è che scrive, chi è che trova le idee? Chi si mette fa il regista, chi si mette si occupa del mondo, cioè è una comune, ognuno fa qualcosa, tutti si buttano nella mischia, o avete dei ruoli più canonici, ecco, chiamala così. Vediamo di eco. Aspetta che mi vai in eco qui. Ecco qua. Ok. Ecco qui, Sì, mi è andato in qualcuno eco. aveva l'audio a palla, forse. Sì, mi è andato in eco a me perché avevo messo sul Facebook da Brava. vedere le persone salutare. Sì, ho fatto io. Allora, per quanto riguarda l'interazione, diciamo, di base, allora, le idee più embrionali sono le sue, cioè Zorro, Spider-Man, sono state tutte le sue. Poi da lì mi sono aggregata io, gli ho detto facciamo anche qualcosa di nuovo. Da lì è nato Killer App.
Poi sono venute le idee dei documentari, perché comunque andando in giro per i posti, no? Quando fai una bella ripresa di un luogo, perché magari può essere utile per la scena tot, perché non usare allora quella scena proprio per creare appunto un documentario o per parlare di qualcosa di straordinario, di astruso che c'è solamente lì? E da lì sono nate tutte le altre rubriche, inclusa poi quella lì dei Cavalieri dello Zodiaco, che era un cartone che io seguivo fin da ragazzina, e quindi avendo parecchie action figures, ma non tutte, infatti alle volte chiediamo l'aiuto dei fan dei vari gruppi Facebook dei Cavalieri affinché ci diano delle foto, e poi noi mangiamo dandogli la foto firmata con ringraziamenti, certo, no? Dopo aver realizzato il video. E così è nato pure il format dei Cavalieri dello Zodiaco. Ho capito, sì, sto guardando adesso un pochino. Sì, ok, va benissimo. Allora, a questo punto la mia domanda è, possiamo svelare, perché voi non ce l'avete, però Claudio c'ha il suo canale YouTube, l'ultima canzone, quella che tu mi dicessi, sarà poi una cosa che uscirà, poi è uscita, quindi l'ultima canzone qual è? E soprattutto Claudio, se ce la puoi fare così d'amblè, così ci mettiamo, certo, anche a scuolare. Ok, di Killer Up, no, immagino? Certo, l'ultima, Che e poi in realtà sarebbero due, però vabbè, ne facciamo sentire una sola, perché vabbè, una sarà più avanti nella serie, quindi facciamo sentire solamente una. Ok, solo la prima, diciamo, quella che sta andando per la maggiore. No. E purtroppo che ho preparato la chitarra, chissà com'è c'avevo questo sentore. ma guarda un po', guarda. Guarda un po' che casualità, eh. Che casualità, eh. Siamo per peggio, porco. Massimo, sempre a pensare male stai. Sei, no, proprio un kingpin, sei proprio un kingpin, sei. Allora, hai capito, sì. Risposto al microfono, mi faccio sentire bene, se no. Non vi sento, ve lo dirò tra un poco, quello che vi sentite voi. Beh, adesso potete dire le brutte cose, perché non ci sente. Corallo, no! No, basta che qualche puntata gli è meno. Vado! Lo incontrerai, ma poi non spoileriamo troppo, però succederà. Tu sei responsabile di una cosa. Solo una. I feel strange, I'm not the girl. What was I know? What's happening to me? It cannot be. What do you want from me? You're a killer, resign yourself. Now you're my slave. As Jack the Ripper, from now on, you kill, blood is all. Killers up, now my life will change. I will be the perfect girl with a monster in me. Killers up, oh my killer up. Now you are the perfect girl with a monster in you. È scappato. Grande. Ti ho messo quella risata malefica alla fine. Alla risata stile Phantom Man alla fine. Quella c'è. No, c'è, ah. C'è. Ah, ok. C'è anche nell'originale. Bellissima. E ok, allora, per chi non lo conoscesse, Claudio, andate subito a recuperare la puntata che abbiamo fatto io e lui. È presente sia su YouTube che Facebook. Lui è un artista, cantautore nerd, fa tantissime cose. Tra l'altro è anche un giudice di gara di Pokémon, e fa anche cose serie come le investigazioni sul paranormale, ma da un punto di vista scientifico, perché lui ha le competenze scientifiche per farlo. Quindi uno pensa che si ride e scherza, ma se vogliamo possiamo mettere anche paura qua. Ecco, diglielo. E allora... Claudio, quanto gli hai dato per di tutte queste cose? Fammi capire. No. Io non pago nessuno, non corrompo nessuno. Al massimo una colomba per Pasqua. Sì, quelle piccole, però, le colombe. La colombina, quella lì con la sorpresa. Metti quei piccolini. Prima parlavamo, no? Parlavamo di location prima. E stamattina, quando abbiamo girato alcune scene con appunto Claudio,
c'era un posto proprio abbandonato, lui ha visto che veramente, secondo me, io oggi che l'ho detto ridendo scherzando, ma veramente secondo me ci stanno i fantasmi dentro, perché la notte, no, anche non c'è nessuno, si sentono i rumori, è inspiegabile questa cosa, infatti toccherebbe andarci a far sopra il luogo per davvero, perché del giorno sì, non fa paura, ma di sera è inquietante. Non è che puoi dormire la notte. Non dormivo la notte e partivo. Che ci frega, dobbiamo fare delle scene notturne, famo un rimacapro e cavoli, come si dice, no? Tanto avete già fatto il video ai piccoli brividi, potete fare anche una storia da piccoli brividi di notte. Proporremo alla fine di Zorro, quando terminerà appunto la serie, e alcune altre serie che dovremo girare, e le proporremo sul canale o appunto anche come shorts, o comunque faremo un video dove le spiegheremo, e non è che ne faremo una ciao Anna Maria o una o un'altra, nel senso che sono per eliminazione, bensì per scelta di prelazione, quindi quale volete vedere prima, e sarà nei commenti il nostro pubblico a decidere quale serie vuole. Ah, ok. E quali saranno? Cioè, non lo sapete anche io. Una horror, una fantasy? Horror c'è, perché c'è stata tanto richiesta, ed è un horror originale, però, non ci basiamo su altri, lo creeremo a parte, diciamo, questa è un'altra serie originale. E poi ne abbiamo altre, vabbè, eventualmente, ecco, anche per chi volesse un seguito di Killer App, questo lo possiamo dire. E poi abbiamo delle altre serie invece prese da argomenti già noti, di cui dovrà occuparsene poi Issu. Ok, quindi questa è la serie misteriosa, argomenti noti ma che non si dicono. Va bene, no, lasciamo un po' di mistero. Già, se volete potrete chiedere il seguito di Killer App, se vorrete. Ok, già è una cosa buona. Sentite, allora, noi qui siamo già in diretta scherzando e ridendo da mezz'ora. Allora, io che volevo fare una cosa anche un poco divertente sullo stile anche dei giochi. No, va bene, questa non mi sembra il correo. La prima domanda non la possiamo fare. Cosa va su e giù sempre nello stesso posto? Questo è un indovinello. Cosa va su e giù sempre nello stesso posto? Possono partecipare anche quelli che stanno seguendo e dire la loro risposta. Non ridere. Che dici tu? Quella di prima non ve la posso proprio dire, non ho capito da dove. Le torri gemelle, ti è? Le torri gemelle del Luna Park vanno su e giù nello stesso posto. E come no? Il chiavistello. È vero, sì. Il chiavistello va destra e sinistra. L'ascensore, dipende, quello magari del cancello. L'ascensore, bravo. L'ascensore, guarda, ci avevo pensato anch'io, ma va su e giù sempre nello stesso posto, quindi non si muove. La risposta ha senso, anche se l'umore. L'umore che va su e giù, l'umore va su e giù nel cervello mio. No, è una cosa fisica. Cosa fisica? Vabbè, però non va bene così. c'ho un sacco di domande. Vabbè, questa qui vi rimane dal dubbio, andiamo avanti. Se qualcuno gli viene, Giuseppe, mi dispiace, so che ci stai seguendo, ma tu fai sempre tentativi a entrare, ma c'è qualche problema con il cellulare o il dispositivo, perché mi dice sempre che sono scollegate l'audio e il video, motore non me lo fa entrare. No, do la risposta: le scale. No, è vero. Vanno su e giù. È vero. È vero. Ne tengo tante, ne tengo moltissime, le ho prese per fare anche dei giochi. Vabbè, questa è una cretinata. Queste sono sceme, non mi piace. Le devo ancora controllare. Niente. Vabbè, andiamo avanti, pizzone. Infatti no, ci devo preparare un pochino meglio. Facciamo Sarabanda. Ma sì, dai. Le brani, chi indovina, vai. Sarebbe molto carino. No, in realtà io mi sono anche aperto il dove sta? Il Trivial Pursuit Online. Ecco.
Che ho detto quasi mai, ma male che va. Allora, c'è una domanda di genere. Come si chiama la paura dell'altezza? Vero, Emanuele? Mamma mia. Vertigini? No. Oddio, ce l'ha il nome. Finisce con fobia. Forse che ce l'ha il nome. Ah? Come hai detto? Finisce con fobia, sicuro. Però... Sì, però... Altofobia, no. No, altofobia, no. Se può sentire. No, no. Si dice acrofobia, non ne ho la più pallida idea, come poteva arrivare il nome. Allora, torniamo a noi. I vostri progetti per il futuro sono un bel po', li ho visti, ma proprio nell'immediato futuro, cioè diciamo nella settimana prossima, c'è qualcosa che esce o qualche posto dove andate? Sì. Lei fa così. Chi me ne parla? Dai. Allora, lunedì, come al solito, ogni lunedì a mezzogiorno esce un nuovo video e faremo uscire un video su un luogo, appunto, un parco a tema bellissimo e poco noto, dove siamo stati, che potrebbe essere anche un'ideuzza per le famiglie, anche con i bambini, per le vacanze pasquali, perché no? Adesso che riaprono i parchi ci sono cose carine da vedere e da fare. Poi realizzeremo, cioè abbiamo già realizzato, in realtà deve uscire prima di Pasqua un altro video papere per i nostri follower, che gli piace tanto vedere gli errori sul set. Sì, sul video papere ci sta anche Claudio. Lo sai. È colpa di Massimo, se ci sto pure io. Sì, ci stai. E poi il 18 esce appunto l'episodio 3 di Spider-Man. Quindi tante belle uscite ci sono. Aspetta, metto in carica io il PC intanto, Vai, andate, sì, io l'ho messo sotto carica, sì, è collegato alla corrente, se no si spegne tutto e ciao. Sì. Senti Massimo, però tu sei silenzioso, ci devi dire qualcosa di più del tuo rapporto nello zucco, al di là di dare fastidio a Claudio che poi sbaglia. Ma, o a Fabrizio, guarda, perché lo tortura pure a Fabrizio. Anche, ecco. Giusto, brava. Ma guarda, io sono entrato nello zucco per colpa di Emanuele, alla fine. Per colpa. No, a parte gli scherzi, perché lui mi ha sempre chiesto da fare una parte, quando faceva Zorro la serie. Io gli ho sempre detto di no all'inizio, perché non lo so, forse pure mi vergognavo, non so. Invece poi... mi ha convinto sempre di più e poi ecco, ho iniziato a fare questo qui di personaggio e mo mi ha coinvolto proprio al 100%, quindi e grazie insomma a Emanuele. Prima la colpa, mo è grazie, vedi? Come cambia. Vabbè, dai. Perché se andava male, questo è buono, male. Questo è buono, Claudio. Adesso lui c'ha il potere del kimping, ragazzi, quindi... Capito come? Mo mi fai una serie solo dedicata a me. Con spin-off. Darciaro spin-off. Sì, il personaggio suo rende scherzando nei fumetti, veramente si incontra con tutti i personaggi Marvel, da Daredevil, come principalmente, no? Vanisher, Spider-Man, quindi Kingpin sempre dappertutto sta, quindi è vero, è un personaggio, è una mosca, è un po' come Joker, no? Che c'è importanza, tra l'altro, quindi è di quelli forti, gagliardi, incontra con di quello che c'è sempre, è vero, è un personaggio che, sì, è un bel personaggio, a me nella versione Netflix di come l'hanno reso mi è piaciuto molto, poi c'è, cioè, a chi piace, sì, chi non piace, è vero. Mi è piaciuto molto, ma la versione soprattutto di Kingpin a me è piaciuta molto in Netflix, forse è il personaggio quasi principale rispetto anche al protagonista, l'ho trovato molto bello. Sì, se la combattono fra tutte e due, è vero, sì. Sì, però... senza dubbio ci sarebbe stata una vera storia del personaggio. Sì, la ma infatti poi... è tutto il suo passato, sì. Sì, che poi Kingpin mo fa parte pure della serie di Occhio de Falco, quindi sta più parti, insomma, a rompere scatole. Sì, sì. Ma diranno pure che prima o poi lo faranno vedere al cinema. Ma... adesso esce quello lì, Kraven, ha detto, il cacciatore esce? Tra un po', sì. Ah, però prima esce Stringer. Sì, tutto dovrebbe, sì. Sì. Io sono un po' indietro con i film, sono rimasto un po' indietro. Io devo recuperarne qualcuno. Solo quello.
Che cosa? Non ho capito. Seguo tutte le pubblicità, ma solo quelle, però, come ti ho detto prima, io sono più serie anime che non proprio, ecco, comics o supereroi. Ma sai, io gli anime sbarra manga non riesco più a seguirli, perché quando ero giovane li guardavo, ma adesso tutto quel pessimismo giapponese... No, allora, cosa che stanno... adesso ti dico la verità, molto poco anch'io. Però ecco, sugli anni 70, 80, 90, inizio 2000, lì sì, cioè diciamo lì fino al 2003, ecco. Vabbè, insomma, ma se consideri però Attack on Titan, Attack on Titan e Demon Slayer sono dei capolavori, secondo me, a livello di anime. Demon Slayer lo conosco, sì. E anche Attack on Titan, cioè al momento sono gli unici, secondo me, che se la battono con Death Note, che so, secondo me, i più belli al momento in circolazione, per me, almeno, per quella che è la... Diciamo le mie passioni, ecco, Attack on Titan, Demon Slayer e Death Note, secondo me, sono al momento, diciamo, di quelle più moderne, diciamo, sono inarrivabili, probabilmente. Ma io, per esempio, non le conosco proprio queste che tu hai detto, perché veramente ogni volta che provo a guardare qualcosa, ma già nell'arco della prima puntata abbandono, perché non so, infatti mi sembrano molto simili tra loro. E poi le trovo troppo per i ragazzi e vabbè, ok, va bene questo, però sempre con questo pessimismo giapponese, questo vettimismo della famiglia o qualcuno che ti obbliga e però, ti fa una cosa. Però vedi, questa cosa succede, ecco, pure sulle cose americane, perché se tu vai a vedere, sì, ultimamente tra Marvel e DC, tutti per diventare supereroi ci hanno avuto tragici problemi familiari, sì. Vabbè, ma allora... Quindi ultimamente non c'è più qualche cosa di innovativo. Vabbè, riscatto dell'eroe, dai. Riscatto dell'eroe, diciamo che comunque bene o male alla fine o sei caduto nel pentolone delle pozioni tipo Obelix oppure sei un alieno che c'ha i poteri, o se no sei una sorta di Batman che c'ha i soldi e fai altro. Mi viene in mente la canzone pure dei Gem Boy, no Claudio? Quella te la ricordi? Quale? Batman è figo dei Gem Boy. Ah, sì, sì. Così è facile. Riprendi la chitarra, vai. Vai. Faccio una cover, vai. No. Gem Boy sono intoccabili, non me lo posso permettere. Vabbè, me l'ho tesetto, non ti preoccupare. Stai tranquillo. Mai dire mai, raga. Mai dire mai. Vero? Magari. Vero, verissimo. Vabbè. No. E diciamo, io ci provo ogni tanto con i manga, ma poi alla lunga non riesco a seguirli più. È una cosa che mi dispiace, perché poi è un aspetto che mi piace molto, però mi rendo conto che forse sono io che mi sono allontanato troppo da quel modo di comunicare, di fare i cartoni. Il fumetto manga sì, il cartone invece non riesco a farmi prendere. Voi che state leggendo? Molte persone adesso fanno anche i gruppi, no, di fandom su Facebook, se ne trovano tanti. Io ora dico Facebook perché ho quello, comunque non so, forse anche su Instagram, non so se ci sono gruppi. E cosa fanno poi una volta che sono dentro al gruppo? Modificano la serie, cioè a seconda dei loro gusti personali, che non c'è nulla di male, ma alle volte alcuni la modificano così tanto che non è più la serie originale, è un'altra versione. Certo. Per farti un esempio, ecco, su tema Senseiya, se tu mi prendi i Cavalieri dello Zodiaco e me li fai diventare padre di famiglia con bambini in braccio, mi hai sradicato un anime, dai, su una generazione cresciuta insieme. Eppure ci stanno delle persone che fanno ciò. E per questo vi dico, la cosa brutta in realtà di tutto il mondo che, ecco, ci ruota pure un po' intorno a tutti noi, no? Quindi i comics, i manga, gli anime, non sono le opere in sé per sé, che possono essere belle o brutte, piacere o non piacere, ma il fandom, perché alcuni non capiscono il limite tra fantasia e realtà. Sì, vabbè, il fandom è un po' come alcuni magari vivono il self-publishing. Aspetta che c'è qualcun altro che vuole entrare. Anche Fabrizio entra senza dispositivi collegati. Dite a Fabrizio. No! Collegati, io non posso farne entrare. Allora, gli dico, aspetta. Allora, devono collegare il microfono e la videocamera. Sì.
e mettere il cellulare sotto carica se ce l'hanno non carico, perché sennò comunque non entrano. Io intanto apro questa pagina di giochi, vediamo se esce qualcosa di carino. Oh, K. Sì, deve scollegarsi e ricollegarsi, ma adesso non lo posso far uscire, perché in questo momento lo posso espellere, ma se lo espello mi sa che poi non può rientrare, quindi deve cadere la connessione o si deve scollegare lui. Vabbè. Allora, parliamo di tutt'altro mentre aspettiamo e vediamo magari Fabrizio se riesce a entrare e cosa succede a noi con la 5 schermi attivi. Claudio già lo sa perché ne abbiamo parlato, io sono anche molto attento alle tematiche ambientali, quindi voglio chiedervi se voi, anche voi, siete attenti alle tematiche ambientali, se fate qualcosa per ridurre il vostro carico di inquinamento o se semplicemente non ve ne frega un cavolo e sgasate nel traffico con un 3000 VT. No, no, beh, comunque ci stanno salutando anche da casa, c'è Anna che ci sta salutando, ciao, che ci sta vedendo. Ciao Anna. No, comunque... non è in chat. Ok no, pensavo, dice che mi ero messo il commento. Oddio, è sparito Massimo, c'è uscito Massimo. E Massimo sarà andato a parlare con Anna. E poi gli avete detto Anna e lui non ha capito nulla, ha detto ma che c'è Anna? E io sto qui a perdere. Via! Via! Ed è volato. Kingpin è no, volato comunque tanto. Seriamente sulle cose ecologiche sì, ci facciamo caso. Allora noi per esempio abbiamo... possiamo dirlo perché effettivamente poi si vede, cioè non è che vi stiamo dicendo una cosa tanto per dirla, l'ENPA, che è l'Ente Nazionale di Protezione Animali, che è iscritta al nostro canale perché oltre ad avere una caratteristica che noi, vediamo se viene qua, ora vi facciamo vedere uno dei protagonisti a quattro zampe di alcuni nostri video. Vieni. Eccola qua, e Giuseppe Baglioni, lo vedete sul Zorro, eh? Eccola. Oddio. Qui. Ciao. Bow bow. Lei, ma anche altri animali, sono stati protagonisti di alcuni nostri video perché ci sono apparsi e a Natale abbiamo realizzato con tutte le persone del cast dei video proprio family, cioè le hanno fatti loro a casa con ho fatto un mezzo casino, non vi preoccupate. Non ci hanno fatto caso. Pensavo che eri scappato da Anna, come hai sentito Anna, eri scappato via. No. Stavo a fare una cosa qui sul tavolo, ho levato tutto. Hai sbaraccato tutta la tavola, bravo. Ma sì, qual è il problema? Come vi dicevo, a Natale abbiamo fatto questo video che si vede comunque sul canale e sì. Dove ognuno di noi aveva il suo animale domestico vicino e facevamo sia delle domande tipo, cioè tutti rispondevano alla domanda qual è la tua canzone di Natale preferita e così appariva poi la loro canzone. Dopodiché ognuno di loro mostrava il suo animaletto e diceva appunto una frase contro l'abbandono degli animali e okay. Questo video ha avuto abbastanza successo ed era un video importante perché al di là di ogni cosa, anche perché noi ve lo diciamo veramente in diretta in anteprima, non ci abbiamo preso niente da quel video perché purtroppo o per fortuna, avendoci le canzoni sopra, non è monetizzabile, cioè YouTube non ti fa usare giustamente materiali di altri per te. Quindi noi l'abbiamo fatto esclusivamente per l'interesse degli animali, cioè perché le persone possano vedere anche il nostro impegno in tal senso contro l'abbandono e il rispetto dell'animale, domestico o meno che sia. Ah, io ti sto ascoltando, sto scrivendo a Giuseppe perché Giuseppe Baglioni dice sono entrato e uscito ma non riesco a entrare, ma devono attivare il microfono e l'audio, sennò non possono entrare. Lo sto scrivendo anche a lui. Microfono e se no non puoi entrare, non so se sta col cellulare col come si chiama, non lo so. Col PC. Vabbè. Forse se sta col PC deve mettere, ma quello è facile, si vede la classica X sopra il simbolo, la levi e significa che è attivato. Vabbè, ci riproverà. No, sì, ho capito quello che dicevi tu, Alessia, è una cosa molto importante. Io sto col cellulare, è lo stesso.
Per chi non lo sapesse, c'è una chat privata che è quella che è la chat dove possono scrivere quelli che stanno in onda o che stanno cercando di entrare. Quindi cercavo di spiegare a Giuseppe Baglioni, che vuole entrare, che purtroppo non può entrare perché se non attiva webcam e audio, giustamente il programma dice come ti faccio entrare, cioè almeno ho l'audio o il video lo devi mettere, se non metti nessuno di tutti e due sei un sordo muto. Comunque approfitto per salutarlo appunto Giuseppe che ha fatto il, diciamo, un personaggio molto importante sulla serie, appunto, diciamo, prima di Zorro, che comunque ha dato un modo per, diciamo, andare avanti con la serie, perché grazie, tra virgolette, per sfortuna, la sua morte su un episodio è uscito fuori che il seguace è vero di Zorro, perché la serie si chiama così, però in realtà qui c'è anche un po' un doppio gioco su sta cosa, perché il seguace di Zorro è il titolo originario, perché c'è appunto Ines, una ragazzina che prende diciamo le sembianze di questo Zorro per combattere ancora la, diciamo, la criminalità, ma più che criminalità, gli abusi dei soldati, dei militari. Però il vero seguace di Zorro poi si scopre che comunque chiunque può essere un seguace, perché comunque la maschera è un simbolo, no? Quindi noi abbiamo molto giocare su questa cosa, quindi lo stesso anch'io, prima di fare il fratello gemello del generale, ho fatto uno dei tanti seguaci di, quindi quello che dava l'inizio alla serie. Quello che dava sì l'inizio alla serie. Guarda, ti colgo l'occasione di questa tua precisazione per farti una domanda che mi era venuta in mente di farvi, poi parlando così mi era sfuggito. Giuseppe dice che fa un ultimo tentativo, si è scocciato, e dopodiché se ne va. In questo periodo in cui vanno tantissimi supereroi, Marvel, come vi è venuta l'idea di Zorro? Cioè di non partire, per esempio, direttamente con uno Spider-Man? È una passione, guarda, personale o c'è altro? No, 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 guarda, in realtà proprio perché, come dicevo anche ad altre persone che hanno chiesto giustamente la stessa identica cosa tempo fa, detto che Zorro è un personaggio che comunque sia conoscono tutti, voi grandi, piccini, quindi un personaggio, diciamo, simbolico, però che comunque è stato abbandonato. Ora sì, è stato riportato avanti ultimamente con i famosi film di Antonio Banderas e quant'altro, però ecco, poi è sparito, qualche cartone animato, qualche cosa su Rai Gulp ancora si trova. Però io ho detto, ma perché non facciamo una cosa che comunque è, perché poi è un personaggio molto semplice, non è, ecco, non c'ha bisogno dei grandi effetti speciali per poter fare qualcosa di declatante, di figo, e quindi comunque è un personaggio che conoscono tutti, piace a tutti, è bello ritirarlo fuori, certo in chiave un po' diversa, perché noi, ecco, come ogni cosa ci piace anche un po' dargli un tocco alle personalità. In questo caso lo Zorro può essere chiunque, può essere un signore anziano, può essere un signore non signore, un bambino, cioè è fatto appositamente, perché comunque sia anche il semplice bambino che fa sparare la cucchiarella potrebbe essere un seguace, certo. Quindi l'idea è proprio quella, fa capire che è un personaggio simbolico che ha ispirato altre cose, anche perché poi io sono anche di fumetti, delle cose che mi hanno ispirato, però non ho voluto fare il copia e incolla, sembrava anche un po' una pecionata. Per esempio abbiamo visto che esiste Zorro con D'Artagnan e Tre Moschettieri, per fatte capire, sì. Cioè, quindi per quello dico, è una cosa così antica, vintage, che ho detto beh, mi piacerebbe riproporla al giorno d'oggi, però in chiave diversa, un po' più diciamo allegrotta piuttosto che la classica cosa drammatica, che comunque di dramma c'è parecchio anche in questa serie, perché soprattutto nell'ultima puntata succederanno delle cose assurde, però è proprio quello. È lo stesso Alessio, che è il capitano, che saluto, che non so se ciao, lui sarà con noi a seguirci adesso, però lui stesso ha fatto uno dei primi cattivi ispirati al classico capitano dell'epoca, in chiave sempre più giovane, in chiave un po' più sarcastica, se così vogliamo dire, però nello stesso tempo sempre un po' fedele all'originale, tecnicamente. Quindi ecco, l'idea è stata riproporre qualcosa che ormai è passato, che era più semplice anche per noi per girarlo, sinceramente, che non abbiamo purtroppo gli effetti di Hollywood, quindi con Spider-Man ci stiamo provando a fare un po' di più. Già è più semplice un Batman, paradossalmente. Che tra l'altro sì. Batman è il figlio indiretto di Zorro. Zorro. È uno scoop della DC questo, dobbiamo subito dire. Ma i fan lo sanno, mi hanno annuito tutti i giovani qua, Sì. Quindi ecco il vero motivo perché abbiamo pensato di fare sta serie, e poi comunque... E lo zio era il padrino. Ah dai!
alcuni ci criticano il fatto, bisogna essere sinceri, come c'è gente che ci apprezza, c'è anche chi ci critica. Purtroppo alcuni ci hanno detto, dice, beh sì, dice, però dice, voi fate le cose, anzi, che poi tra l'altro per Zorro devo ancora ringraziare diciamo l'associazione che ci ha prestato i cavalli per girare proprio delle scene vere, perché magari quella non è fatta al computer, però magari cose che per esempio sullo Spider-Man ancora non c'è. Perché? Perché là è tutta quasi computer grafica. Noi non stiamo, come dicevo al telefono qualche giorno fa, Quarcero, col nostro Kimping, che noi non siamo Hollywood, quindi dobbiamo cercare di fare con quello che possiamo il massimo. Ma la cosa molto divertente è che comunque riusciamo, tra virgolette, comunque a farlo anche in chiave molto fumettistica. È questo il nostro spirito, proprio perché deve sembrare, tra l'altro, visto il titolo, una cosa molto vecchia, che torna nel 1988 e quant'altro. Sì, anche, e poi comunque anche lo stile Zorro, che fa sembrare Zorro, come l'avete reso voi, sembra veramente un filmato vecchio, nel senso, come stessi guardando le puntate su Rai 2, quelle che c'erano una volta, che credo fossero addirittura anni 60. Sì, quelli proprio della Disney, proprio. Sì, proprio giallite come le fate voi, ma perché sono ormai diventate vecchie, no? Perché era un effetto. Quindi sì, devo dire la verità, l'idea mi è piaciuta molto, perché in un momento in cui quasi tutti vogliono fare qualcosa e magari tendono a emulare le cose che di più attirano, fare Zorro secondo me è controcorrente, è veramente, come dire, da persone che vogliono dire dovete capirmi, non dovete apprezzarmi. Quindi mi è piaciuta molto l'idea di fare uno Zorro. Tra parentesi, tempo fa, ma adesso non so dirvi se è perché vedendo voi, parlando Claudio, mi è venuto sto pensiero, ma tipo un paio di settimane fa, credo, ho pensato proprio sul discorso di Zorro e dicevo a me stesso, strano che comunque un personaggio così ben costruito, perché comunque è tra i primi supereroi della storia, perché comunque la visione di Zorro come eroe che salva gli altri, che è un uomo che ha una doppia identità, alla fine è la base dei supereroi, al giorno d'oggi non sia mai stato ripreso in chiave moderna da qualche grossa major. I diritti, ma adesso guarda, non so realtà, chi sono, però guarda, secondo me uscire un film, dimmi doveva uscire un film chiamato Zorro Reborn, non so come quello, dove comunque tecnicamente era un Zorro a livello di chiave futuristica. Il costume sembra palesemente Batman, solo che c'ha la mascherina e il cappello. C'ha l'astronave. Sì, e invece non c'ha il cavallo, o meglio, c'ha una sorta di astronave, di moto, una cosa tipo poi tra l'altro... Il Batwing, veramente. Sì, un tipo Zorro Generation Z, un cartone che poi hanno fatto sotto il vecchio stile di Batman The Future, con le spade laser. No, vabbè. Ecco, quello, ecco, torna sul discorso, dice Alessia, un po' snaturare le cose, ecco, quello non c'ha fatto. Zorro Kenobi, insomma. Sì. No, Obi-Wan, diciamo che... Obi-Wan Zorro, insomma. Diciamo che Zorro comunque... Tra l'altro, sul cartone animato, sull'ultimo cartone, che sembra Zorro del futuro, c'è un personaggio che... Claudio l'ha visto, gliel'ho fatto vedere sul telefono, che è palesemente Kimping. È Kimping? Sì. Oh, ma sempre pezzo come metti, no? Ti tocca. Ma diciamolo, ha fatto un successone al mercatino giapponese, che noi ogni tanto ci facciamo vedere anche live. E, per esempio, al mercatino giapponese ci saremo tutta la primavera per fare promozione, no? E il nostro Kimping... Dove si tiene questo mercatino, scusami? Tantissimo. A Cavannelle. Esatto, okay. Ha avuto un successo veramente unico, perché l'anno visto lui scendeva le scale della villa, era proprio bello, digli un po', Massimo. Sì, la gente che mi guardava, ma che sta a fare sto matto? Perché scende dalle scale col giornale e tutto quanto? Invece stavamo a fare delle scene, ma io mi stavo a divertire tantissimo, però poi la gente si fermava e faceva addirittura le foto e tutto quanto. E poi stamattina ho aperto un attimo Facebook, ho visto che ho altri 5 mi piace sulla pagina del Kingpin, quindi dai, sono arrivato a 20 mi piace in una settimana praticamente. E non mi posso lamentare. Dov'è la tua pagina? Dove la troviamo? Dillo, così magari qualcuno... La pagina è su Facebook, è Massimo Arcero Kingpin. Aspetta che la trovo e la mettiamo. Poi la facciamo vedere, dai. E guarda Ale, ti giuro, stamattina ho visto sti 5 mi piace, vabbè, due persone conoscevo, ma gli altri tre
sono persone strane, hanno girato, hanno visto, sì, infatti, ma io così, infatti, te l'ho detto, no, ma vedi, meno male. Arriva, eccola. Una, adesso la facciamo vedere, sì, così anche gli altri. Eccoti, questo è il tuo profilo. Questo è il mio profilo. Mettiamo anche il link nella chat. Mi hanno suggerito ogni tanto di mettere i link, io sono poco pratico. Questo è il tuo profilo, e mo ti aggiungo, sappilo. Però questo e è il tuo profilo, non è la pagina, giusto? Tu mi parli, no, di pagina. Mo devi scrivere Kingpin trattino Massimo Arcero. Ah, ok. Ma non ce l'hai come collegamento alla pagina? No. Perché ci devo ancora lavorare sopra, praticamente, da poco che l'ho fatta. Ti cerco così, dai, che non esce. Sì. Ti metto nel cerca, Kingwing, trattino, Massimo, Arcero, spazio. Niente, non esci su per Facebook. Aspetta, non la mando io. Beh, ok. Forse perché Kingpin è senza la G alla fine, Kingpin. Kingpin. Che ci ho messo Kingpin. La G? Sì. No, sì. Eccolo. Pagina. Ce l'abbiamo fatta. Eccomi qua. Andiamo. Ma dunque, devi fare il video cattivo, lì trovate il nostro Massimo. E qui ecco, ho messo un po' di cose stamattina pure, mi sono divertito. Il nostro talk. Non ci sta scritto però nel qui che hai fatto questa cosa. Io volevo dire se si vedeva questo che dicevate voi, delle foto, delle riprese. Allora, qualche foto l'aveva fatta la fidanzata che saluto, di Claudio, Federica, ci aveva fatto, eccole, queste qua, vedi? Eccole, okay. Questa va al mercatino. Sta nell'altra stanza poi Federica, non sono riuscita a convincere a entrare in diretta. Salutamela. Non è voluta entrare Giuseppe in diretta, ho detto, ma... C'è niente. Sempre Giuseppe che prova, e io Giuseppe mi dispiace. Se cerchi... Tenta. Se cerchi le foto del mercatino, vai anche sulla pagina Scattolandia, che è la pagina mia e di altri tre amici. Ma sempre di Facebook? Sempre di Facebook, sì sì. Tutto attaccato? Sì, tutto attaccato. Passamano, altri mondi, fuori là, no. No, no, Scattolandia. SC. Che ho scritto io? Ah, ma voi dovete sapere che non mi arrendo a mettermi gli occhiali. No, ecco. Eccola. Eccola, vai. E qui ci trovi le nostre foto che Federica ha fatto. Ah, bello. Chi è questo col drink qua dietro? Questo è un altro amico, Marco Massaccesi. Che è uno dei quattro amministratori di questa pagina. Massimo rispetto per essere andato in giro in una cosa che avrà fatto un caldo tremendo là dentro. Sì, sì, l'ho sentito, ha detto se ieri si è schiattato da morire. Ma è con tutto il freddo, ma lui dentro deve fare un caldo. Mamma mia. Oh, chi è che entra? Proviamo. Niente, Giuseppe Paglioni, nulla. Salutiamolo. Ciao Claudio. Sì, ciao. Mi è sempre di Claudio Paglioni. Giuseppe. Ciao. Claudio Paglioni. No, sì, mi viene da chiamarlo così sempre perché il cognome è famoso e quindi viene. E quindi deve cambiare nome anche lui in Claudio. Sì. Poi c'era anche come si chiama? L'altro chi è che stava entrando? Fabrizio Pellegrini. Fabrizio. Che è quel ragazzo che ha visto col sigaro in bocca che faceva JJ. Ah, Fabrizio ci ha provato una volta, poi ha detto ma vaffanculo. No. Ah, era quello della foto di prima, ho capito che dici. Sì, sì. Sì, niente, ha provato, ha detto basta, mi avete rotto le scatole, non andate via. Qui sono i video. Ma questi siete sempre voi che fate cose audio o è un video? No. Questi sono i video della allora pagina Scattolandia, cover band, tutte quelle che seguono. Perché Scattolandia si occupa un po' di tutto, insomma. Questa sì, è Federica. Voi fate foto ad eventi, ma anche altri tipi di eventi, quindi non solo... Sì, sì, ma andiamo anche in giro per il Lazio a fare fotografie ai paesi, a queste cose qua, insomma. Non è soltanto concentrato su una cosa,
è aperto proprio a tutto. Ok, ok, va bene, va bene. Allora, io qui ormai vi ho perso, non so più come tornare indietro. Ok, vabbè, andiamo qua. Lascio questa pagina qui, mentre invece rimetto il vostro canale. Grazie, allora, noi siamo insieme da un'oretta. Okay. Aspettiamo un altro po' se viene qualcun altro, poi dopodiché vediamo che morte far fare a questa conversazione. Prima però proviamo a fare un'altra domanda. Allora, dovete sapere che quella di prima, che era veramente strana, non ve la posso dire, dopo ve la scrivo nella chat privata. Fatemi dire se ne trovo una carina. Niente, ho perso le domande, scusate. Vabbè, ti chiamano, ritornano. Chiamiamo, sì. Le domande. Domande, dove siete? Domande. A proposito, diciamolo che dai. Claudio, che ha fatto uscire l'ultimo LP che contiene Kill For You e The Perfect Girl, che è l'LP dedicato a Killer App, sta avendo un ottimo successo. Due canzoni che stanno avendo un ascolto che lo hanno reso molto felice, che lui, diciamolo Claudio, su Spotify, anche su YouTube, lui c'è, cioè se volete seguirlo, lui c'è. Sì, che poi su YouTube è sempre stata una sfida col distributore, perché la cosa divertente è che io ho una sfida col distributore mio, non sponsorizzo YouTube per il semplice motivo che faglio un dispetto a loro, perché in realtà ho sempre spinto per farlo pubblicare sul mio canale, invece loro continuano a pubblicarlo sui canali loro, e quindi io non li sponsorizzo. E quindi sponsorizzo solo Spotify, che è il mio canale, e lì non posso dire niente. No, su Spotify no, sta andando... trovate, cioè sono tutte le canzoni che lui ha fatto. Sì, anche sì, Spotify c'è tutto. Bella. Ci sono un po' di, brani. Sì, questo è quello mio di Spotify. Eccola, The Perfect Girl. E poi Kill For You. Dove le video? Ah, eccole qua. Okay. Quella è quella che ci ha cantato prima. Sì, infatti sì, perché comunque hanno un bel po' di visualizzazione, non è poco. E l'ombra similiata di giorno? È ancora indicizzata, però è uscita da poco, quindi. Quella di Zorro sta bene. Quella di Zorro ho fatto, mo è un mese che è uscita. Quella di Zorro sta oltre 13.000 ascolti, insomma, è un bel risultatone. Insomma, è una canzone uscita così quasi per gioco, no? Come esperimento. E Killer's Up comunque l'EP sta oltre 5.000 in una settimana. Quindi, insomma, devo dire che insomma, sono soddisfatto. Sono soddisfatto. Guardate chi entra qui adesso con noi. Ta-da! Ecco la nostra Camilla. Ciao Camilla. Ciao. Camilla, ciao. La sedia, vorresti così. Vabbè. Mettete qua. Vabbè. Se volete. Eccola. Vieni qui. Adesso ci mettiamo Manuele. così siamo tutti quanti più comodi. Ecco, vedi, è diventato un altro scambio. Diciamo così, olè. È aumentato di 3 mm lateralmente, quindi l'ho visto più grosso, però visto? Vabbè, ragazzi, allora ditemi, raccontatemi qualcosa che non raccontate di solito. Facciamo uno spoiler. Che spoiler, per esempio. Che sei arrivato tu, adesso tu lo devi fare. È lo spoiler. Tu sei lo spoiler. Che ne so, allora, per esempio, com'è recitare, tutte le cose che tu fai, che progetti ci sono per il futuro, oppure che personaggi farai? Lo dico. Dai, lo dice lei, va bene. Intanto magari spiego anche per il mio personaggio su Spider-Man, perché mi sa che alcuni ancora non l'hanno capito. Allora, spiegalo senza però dirlo, così lasciamo la suspense. Allora, ci stava una scena quando litigavo con Felicia, e in cui avevo in realtà i capelli verdi. Ok, non si vedeva per niente, però ce l'avevo, anche quello era un indizio, ok? Però non si vedeva, perciò ovviamente nessuno aveva tanto bene capito. Però potremmo dire anche nei prossimi episodi sicuramente si capirà molto di più, ok? Ma intanto già pensando al verde qualcosa si potrebbe capire. Sono anche ricca io, ok? Perché mio padre è ricco. Dai, sicuramente ci arrivate. Sì, sì. Qualcuno sicuramente c'è già arrivato. Sì, qualcuno c'è arrivato. Già, questa cosa già si è vista. Però chi c'è arrivato può scrivere in chat.
Lo stanno scrivendo? No, non lo so, ho detto io. E allora, Capelli Verdi è una punk. Abbiamo deciso che è una punk. Perfetto. Una punk. Okay. Beh, questa sono una io punk... vita proprio fuori dal... Io sono i soldi, Killer Rap. E che cosa sei in Killer Rap tu? Allora, io sono Diana e diciamo una ragazza un po' particolare. Subito appena vedo un telefono pensa di essere comunque un'assassina. Io ho sempre, per me è il personaggio più complicato da fare, perché comunque sia è molto distante dal mio carattere. In alcuni pezzi è anche molto simile al mio, ma in molti altri non lo è, perciò è molto complicato per me fare quella parte. E davvero non so cosa aspettarmi da questa ragazza, perché pensa di essere un'assassina, fa a volte degli scatti da pazza. È molto... Io mi diverto pure a volte a fare questi scatti da pazza, perché davvero sta lì. È più divertente. Oh, no, un po' che cosa farà ancora. E su Spider-Man invece ti senti più a tuo agio col personaggio? Fa la ricca snob. Io odio le ricche snob, però anche lì... Beh, provo altre cose. E Zorro che sei? Ah, Ines! Mio, quanto ero piccola quando ho iniziato. È lei, che lei la bambina cresciuta. Esatto. Beh, quanti anni avevi? Avevi 11, 12 anni. No. Era piccolina. E allora parliamo della cosa importante. Stiamo studiando per la patente. Ce ne vorrà. Ma dai, manca 3 anni, dai. 3 anni? Beh, sì. Allora, ci vuole tempo. Pensavo, diciamo. Tu hai detto... no, perché Alessia ha detto no, adesso prende la patente. Pensavo che ormai eravamo arrivati. No, che già, ma potete prendere pure adesso quelli che guidano i ragazzi dell'età sua, no? Quei patentini piccini. Non mi piace. Il motorino. Per tre ruote, quello per l'ape carro. Okay, sì, così dopo ci... Così dopo ci va a fare consegne alla sera. Arrotondiamo. No, io mi ero preparato questo link qui che ovviamente ho aperto sulla pagina sbagliata. Giustamente. Eccolo qua. Proviamo subito. Scuola online. Domande di scuola guida. No, lasciamo perdere. No, vabbè. Allora, ragazzi, io non vi voglio intrattenere oltre perché comunque già siamo da un'oretta. Vi ringrazio che siamo stati insieme, poi magari ci organizziamo per qualche altra diretta più in là, possiamo organizzare un tema, un argomento, tema libero o tema scritto, come volete fare voi. Parliamo di qualcosa e ci facciamo una chiacchierata su un argomento. Mi ha fatto davvero piacere, vi ringrazio, mi dispiace per quelli che hanno provato ad entrare. Magari la prossima volta qualcuno di voi gli dà un supporto e gli diamo la possibilità di entrare. Facciamo un test prima, così magari riescono a... Quella ci sta qualche, sicuramente qualche impostazione del cellulare che non hanno condiviso. Sì, terranno non condividere il microfono, non condividere la telecamera. Fabrizio Benten, ci riprova. Fabrizio, non puoi entrare se non attivi camera e videocamera. Aspetta che gli scriviamo in privato. Fabrizio, devi attivare... Io ringrazio anche voi ragazzi che ci siete stati, Massimo, Claudio, anche grazie, Claudio, tutti quanti, grazie a voi per esserci comunque il prossimo mercatino a Capannelle è la settimana dopo, è la settimana dopo Pasqua, sì, il 23-24 di aprile. Ora 23-24, quindi fanno ci andiamo, decidiamo un giorno tutti insieme e ci si va. Credo che li siano trovati venerdì, sabato e domenica. Dovrebbe essere 3 giorni. E quindi lo ripropongono in più volte. Sì, c'è ad aprile, poi 2 volte a maggio. Noi cercheremo, allora, ad aprile sicuro ci siamo. Vediamo se a maggio almeno un giorno, se non tutti e due, perché adesso ad aprile portiamo il cast come seguace di Zorro. Dopodiché invece a maggio c'è Spider-Man almeno una volta e poi vediamo se portare Killers Up, dipende se appunto potrà essere una cosa carina o se continuare con lo Spider-Man, anche perché abbiamo realizzato Lizard come costume e il Goblin oramai è pronto con tanto di effetti fumogeni e tutto il resto, e stiamo facendo il work in progress di Venom,
perché i costumi sono però tutti aspetta, originali, prima, ragazzi. Prima di lasciarvi andare, noi non abbiamo affrontato nemmeno minimamente questo aspetto, quello dei costumi. Diamo per scontato che questi costumi esistano, ma chi li crea? Noi. Quindi li fate completamente voi, li fate voi lui? Voi lui. Che so noi, che lui fa anche il trucco, se non mi sbaglio. Sì, sì. Sì, sì. Si occupa anche dell'aspetto del trucco, dai, giusto? Non qualcosa, sì. Anche perché presto c'è un personaggio selvatico, barbuto, femminile, beh, poi capirete. Detto così, il Grinch. Infatti. C'è il Grinch. Vabbè. E lì niente trucco, praticamente, dici tu. Avete un personaggio al naturale. Sei uno che è al naturale. O naturel. Prima o poi il nostro Gimping dovrà essere pelato veramente. Sì, sì, aspetta. C'è sta puntata. No, non so se stava buffando. Ma guarda, un pilino di trucco comunque un po' tutti i personaggi ce l'hanno, ma quasi tutti, anche lo stesso appunto Claudio stamattina l'avevo truccato un pochetto, per esempio. Sì, perché... ma pure a me mi hai fatto la prima puntata, ti ricordo. Mi hai fatto tutti i capelli bianchi, che mi hai fatto, manco mi ricordo più. un po' più grigiastro, vabbè, sì, comunque ci vuole, sì. per rendere i personaggi, comunque sì, un minimo ci vuole sempre un po' di trucco. Per adesso tipo i capelli verdi. No, lei ce l'aveva verdi, ma purtroppo poi con il filtro. Non si dice. Come i capelli cambieranno di nuovo adesso? Sì, ricambieranno. Sì, io con i capelli so sempre questa cosa, con il 3x2 voglio cambiarli. È una cosa mia, infatti questo taglio è da poco che ce l'ho. No. E già sì, il mio taglio è molto particolare. Però stava bene per Diana. Vabbè, mi sta bene sempre. però adesso schiarirò un po' questa parte. Voglio vedere un po' i colori che mi propongono. Anche perché poi il personaggio tuo pure cambia, quindi mo stavolta tocca farlo vedere pure bene. Anche un cambiamento fisico. Beh, di sicuro si vedrà. Beh sì, si vedrà. Vabbè, allora avremo questa news da scoprire più in là. Il lunedì 18 aprile per Pasquetta vedrete anche questo cambiamento nel prossimo episodio. Almeno, cioè, è già molto più lineare, secondo me, per i fan. Già l'hanno mezzo intuito adesso, ma... poi vedendo proprio l'episodio, dai, su. Penso sì che si capirà benissimo. Dai, Va bene. E poi ci sarà anche lo speciale, poi ci sarà pure lo speciale sul Camaleonte, perché è sul Kingpin, scusa. Il Camaleonte già ha fatto. Che non vuoi fare su di me. Speciale lui. Ma sta a fare i tuoi, sta zitto. Bono, Udo, dai, cantante, Bono. Lui va solo che te lo sa. Stai buono. Udo. Comunque, parte, ragazzi, se volete dei speciali, scrivetelo già sempre nei commenti, perché almeno così. Anche se non, anche se non li volete, perché volete chi si può non fare, se volete. Esatto. No, affari tua, zitto. Abbassa che sono. Non vogliamo. Non vogliamo Kimpin, no. No. Tu il prossimo anno sto nella Marvel, tu stai a casa. Ti piacerebbe? Tutte e due? Tutte e due. Ma magari. Ma, visto che comunque c'è questo amore anche per il mondo manga, sì. Qualcosa sensei o qualsiasi altra cosa. Non lo so, Holly e Benji, Mile e Shiro. Come serie, dici? Se deve rimanere in tema, vuoi fare Mile e Shiro, Massimo? Ti vedo con la panna. No, Holly e Benji. Holly e Benji. Ma Holly e Benji a parte che ci serve... C'ho le Villa Borghese per fare Holly e Benji. E poi per Senseiya le armature da fare sarebbero una bella sfida, eh? Bella. Vabbè, si può fare anche Gigi la Trottola, quello basta un campo di basket. Come dire, che corre. Una volta io cerca di guardare sotto le gonne delle ragazze. Infatti.
Una volta io ho chiesto il permesso a una palestra vera per girare dei spot sull'Uomo Tigre, però il problema è che la palestra c'era, era fisicamente le persone che non c'erano, perché c'era un ragazzo che faceva l'Uomo Tigre, però era più Spider-Pork che l'Uomo Tigre. Quindi, oddio! Giustamente abbiamo capito, detto no, non si può fare, però abbiamo trovato un ragazzo vero che fa wrestling, però giustamente ha detto, dice, guarda, dice io, perché la maschera, quella che vendono commerciale, è fatta benissimo, però non ci si vede nulla, quindi per poter combattere rischiava che questo panna addosso a qualcuno prima che scava da ring e si faceva male, quindi ho detto no, vabbè, è stato tagliato. Niente Uomo Tigre. Niente Uomo Tigre, per ora no. È carino, non lo so. Sì, sì. Qualcosa, come prima idea, perché comunque ci sono cartoni più, diciamo, semplici da rappresentare, la stessa Apollon, per dire. Vicino che comunque a Paolo, alla fine sono personaggi che facevo partire molto vicina, molto occhi di gatto, molto simile a Pollon. No, vicino a Pollon, vicino a Pollon, vicina, dipende da che punto di vista, dai. Tra le nuove serie che faremo, sta una che è molto vicina a Pollon. E vedi che piano piano mi ci sono avvicinati. Ma c'è pure la polvere magica? C'è pure la polvere magica con la bota? La polvere basta, cioè. La polvere ci sta. Poi ognuno ha tanti allenamenti, ecco. Posso dire questo. Che ci sono tanti allenamenti. Già. Non ho capito, ci sono tanti allenamenti nel cartone. Nella nella serie che poi noi faremo, si inserisce un altro personaggio vicino a Pollo, diciamo. Ma non è quello che si sta a preparare stamattina, ha fatto fare l'allenamento, ha fatto le Olimpiadi, ma ha fatto fare stamattina. Ha fatto fare salto in alto, corsa in lungo, corsa in discesa, corsa in salita. Si sta allenando per quello. Ogni volta che noi giriamo qualcosa, cioè, per quanto tempo ci mettiamo a girare una scena oppure qualcosa viene male, dice questa è buona ma la rifacciamo, cioè, è sempre così, puntualmente almeno 5-6 ciacche di una scena, anche venuta bene, se rifanno sempre. E ne sanno soprattutto quando c'è una discesa dei 30 gradi che ti dice, che ti ricorre e ti dice no, questa è buona, però la rifacciamo, e tu ritorni su e rifai la discesa. E tu ti sei dovuto buttare sotto, però io sì, San Massimo qualcosa. Come madre del Dio, veramente. Non ti sei dovuto buttare, io sì, però. Beh sì, se tu la buttavi l'altra volta. No, un diluvio. Perché? Oh, allora per la mia teghe, ma che vuoi? No, tu la tua, di The Punisher. Ecco. Dai, Agra, è un po' per uno, andiamo. Perché una io. Se premi le colpe. Quando Cami ha fatto Zorro, le spadate che si muovono, a un certo volta mi arriva una spada alla faccia, boom. E vabbè, capita. Carpe bloccate nei tavolini che hanno cominciato a volare, cioè. Però ecco, il bello è pure questo, sia delle papere, ma anche di quando fai queste cose, perché c'è tanto lavoro dietro, ok, sì, però c'è anche parecchio divertimento poi. sì, se non c'è quello non ne vale la pena, perché sennò è solamente la parte stressante, le salite e le discese. Vero, quello sì. Ci deve essere per forza di prima, quindi... Va bene, allora io vi libero nuovamente, niente, non è riuscito a entrare, almeno per un saluto al volo, volevo vedere se ci riusciva Fabrizio, ma demorduto, demordette, quindi vi saluto. Demordossi. Demordossi. Vi saluto, alla prossima. Ciao a tutti. Vi ringrazio di essere stati qui con me e niente, ciao. Ciao. Trasmissione.